Io sto cercando casa, no? E sto facendo mille chiamate al giorno e tutti quanti mi dicono: che referenze hai? Hai busta paga? Il posto statale? E queste cose mi fanno ridere. Mi fanno ridere perché ancora oggi nel 2024 si dà importanza ad una busta paga, al posto fisso, al posto statale. Come se il posto statale ti potesse assicurare non so cosa. In testa a queste persone c'è la sicurezza che quella determinata persona può continuare a pagare l'affitto per sempre, perché poi c'è il posto fisso. Soprattutto c'è il posto statale. Addirittura un annuncio che ho visto, chiedono doppia busta paga e deve essere un posto statale, quindi due posti statali. Così loro stanno più tranquilli che tu gli puoi pagare l'affitto nel lungo termine, all'infinito. Sottovalutando però una cosa molto importante, cioè la gestione dei soldi. Io posso pure guadagnare 2000 euro al mese. Ma posso essere una chiavica a gestire i miei soldi e quindi arrivo a fine mese che ne guadagno 2000 ma ne spendo 3000 e quindi l'affitto a te non te lo pago, forse non riesco a pagartelo. Quindi invece di valutare il posto fisso, il fatto di capire se quella persona ha una busta paga, c'ha un posto a tempo indeterminato, bisogna capire quella persona chi è. Penso sia molto più importante. Io avrei la possibilità di assicurare all'infinito di pagare l'affitto perché avrei modo di farmi conoscere. Di far capire io come gestisco i miei soldi. E attualmente posso dire di guadagnare pure di più di chi ha, tra virgolette, il posto fisso. Ma questo non conta per le persone. Per chi è proprietario di una casa, questo non conta. Cioè, non vogliono la busta paga. Pensate che io adesso ho appena aperto una società, riguardo ad un progetto che poi vi racconterò, vi parlerò di questo progetto che sto avviando. Ho aperto questa società ed io per pagarmi con questa società dovrò farmi una busta paga. I proprietari di queste case mi affitterebbero la loro casa, magari se gli mostrassi questa busta paga. Questa busta paga che potrà essere di 1.500, di 2.000 euro, quando poi con il mio lavoro attuale, in tutto ciò che faccio, guadagno il triplo ogni mese. Quindi il fattore posto fisso, fino a quanto può essere rilevante e importante? A parer mio è proprio inutile. Bisogna conoscere la persona e capire quella persona cosa fa con quei soldi. Perché poi parliamoci chiaro. Io non so quanti di voi hanno il posto fisso. E non so quanti di voi guadagnano 1.500-2.000 euro. Che sono, diciamo, è uno stipendio medio italiano. E io so per certo che la maggior parte delle persone ha sicuramente una rata dell'auto che sta pagando, ha sicuramente un mutuo che sta scontando, ed avrà altri piccoli debiti da parte. E arriverà a fine mese magari con le briciole. Tante persone vivono questa condizione. Tante persone vivono in questa realtà, che però viene sottovalutata. Quindi è importante sto posto fisso. È importante capire chi è che c'è il posto fisso e chi magari non ce l'ha. Io la vedo una grande cazzata. Io la vedo proprio una cazzata gigantesca. La vedo una cosa inutile. Non puoi valutare una persona se può pagarti o meno. Se c'è il posto a tempo indeterminato, o se c'è un posto statale, va bene che puoi assicurarti che quella persona guadagni ogni mese, ma non puoi essere sicuro di come quella persona va a gestire quei soldi. Perché, ripeto, la maggior parte di queste persone hanno molti debiti e arrivano a fine mese proprio nei limiti. Ed ho conosciuto tante persone che guadagnano ogni mese, fisso, giusto a paga, e però non ce la fanno. Perché non ce la fanno? Perché tutto dipende dalla gestione dei soldi. Allora, quello che vorrei dire a queste persone che hanno questo appartamento, che devono fittare, ma quando ti aggiorni, quando è che ti riprendi e ti svegli, cerchi di capire che sei nel 2024 e che le cose non funzionano come tanti anni fa? Carmine, ma perché non te la compri una casa? Non me la voglio comprare una casa. Se devo comprare una casa per andarci a vivere, non lo faccio, in un modo più assoluto. Anzi, sto valutando di comprare una casa, ma non per viverci. Ma sotto forma di investimento. Non voglio mettermi un debito sulle spalle acquistando un qualcosa che poi non mi porti a guadagnare. A parer mio, acquistare una casa per andarci a vivere è totalmente inutile sotto l'aspetto finanziario. Sotto l'aspetto emotivo può essere un altro discorso. Io voglio acquistare la casa perché sono felice. Voglio acquistare la casa perché mi sento bene con una casa tutta mia. Va bene. Sotto l'aspetto finanziario, sotto l'aspetto di una crescita economica, personale, io la vedo una grandissima cazzata. E tante persone mi hanno detto: scusa, ma compratela la casa, tanto c'hai i soldi. Ma non ce li ho i soldi, io guadagno, tra virgolette, normale, non sono ricco. In un modo più assoluto non mi avvicino nemmeno alla ricchezza. Ma ad ogni modo non l'acquisterei, voglio andare in affitto. Per molti questa cosa può essere una cazzata, ma basta leggere un po' di libri sull'educazione finanziaria per capire un po' perché questa mia decisione. Ad ogni modo, siamo nel 2024 e penso che la busta paga sia un semplice pezzo di carta che non serva a niente. Perché ciò che vale è la persona che gestisce quei soldi. E la maggior parte di queste persone sono pieni di debiti.
Quindi io non andrei mai ad affidare la mia casa in mano ad uno che prende la busta paga, c'ha la busta paga, che poi magari butta i suoi soldi in rate da pagare, in l'iPhone che sta scontando, e la televisione che ha comprato gigantesca nel salone, e l'auto che finirà di scontare tra 50 anni. Non lo farei. Ma cercherei di conoscere la persona per capire un po' come vive, chi è, cosa fa e come lo fa. È più importante. Ad ogni modo, io a breve avrò una busta paga, però me la darò stesso io, perché io insieme ad altre persone ho fondato questa società e dovrò farmi una busta paga. Ed io con quella busta paga, fatta da me stesso, riuscirei a prendere la fiducia di qualche proprietario di casa. Cioè, quella busta paga me la sto dando io. Qual è la sicurezza di quella busta paga? Non c'è la sicurezza, perché se fallisce l'imprenditore alle spalle, fallisce anche il lavoratore dipendente con la busta paga. Non è la prima volta. Assolutamente, non è la prima volta che tante persone vanno a finire in mezzo a una strada. Non è la prima volta, ma ad esempio nel Covid. Nel Covid chi è che lavorava? Nessuno. Trovatemi uno che c'aveva la busta paga e durante il Covid lavorava. Raro, raro. Io ho sempre lavorato. Se veniva a fare la guerra, quando è venuto il Covid, può venire la fine del mondo. Noi che lavoriamo online abbiamo un qualcosa di continuativo sempre. Qualsiasi cosa accada, sempre, sempre, sempre. Però viene sottovalutato. Addirittura uno mi ha detto: chiamami sabato, io poi prendiamo un appuntamento per vederci, perché c'è un'altra persona che deve visionare la casa. Va bene, chiamo il sabato e mi dice: guarda, io ci ho pensato, lo so, il mondo online sta andando forte, però io cerco comunque altri tipi di referenze. Che siamo arrivati, amici. Ma veramente questo è il mondo, è la mentalità delle persone. Io sono scioccato, non ho parole. Il mondo online sta andando forte. Che cazzo significa il mondo online sta andando forte? Devi vedere io come vado e cosa faccio. Prendi informazioni su di me. Cerca di capire come guadagno, da dove provengono i miei guadagni. Cerca di capire questo. Che il mondo online sta andando forte è il nulla abissale. Che cazzo significa il mondo online sta andando forte? Che significa? Viviamo in questo mondo, amici. Un mondo dove la tecnologia va avanti, escono nuovi lavori ogni giorno. Oggi esistono pure i chatter. Sapete che sono i chatter? Quelli che chattano per le aziende con i clienti. I chatter. E stanno uscendo nuove professioni ogni giorno, mentre invece la mentalità della gente rimane così. Al 1950. Sempre con quella mentalità, dove il posto fisso era l'unica cosa che veramente poteva salvarti la vita. Se non ce l'avevi, eri un pezzente. E attualmente così mi stanno facendo sentire. Un pezzente.